Buongiorno a tutti, un saluto da parte mia e da parte della mia cartellina gialla che ci segue tutti i giorni oramai. Oggi però non siamo andati in biblioteca, al contrario di ieri, perché guardate che arriva anche Moiki, ecco che salta sopra ovviamente, eccolo qui, il maiazzo, sposta gli appunti, Moiki, bravo. Ciao, saluta a tutti. Dicevo, oggi praticamente non siamo andati in biblioteca perché non avevamo tantissima voglia di scendere ad Aosta così presto, quindi ce la siamo presi con calma, abbiamo fatto un po' di colazione, io mi sono fatto il mio bel cappuccio, Chiara si è fatto il suo bel centrifugato e ci siamo fermati quindi a studiare qua a casetta tranquilli. Adesso però abbiamo dato, quindi abbiamo tirato un pochettino, abbiamo fatto quelle 2 orette di intenso studio e ci siamo meritati un'uscita, quindi visto che fa anche bello oggi, perché c'è una temperatura che sarà simile a quella di ieri, c'è un bel sole che sta spaccando le pietre, aia Moiki che mi sta morsicando, e quindi ne approfittiamo per uscire, andiamo a respirare dell'aria pulita e fresca di montagna. Buongiorno, oggi sto molto meglio di ieri, Baso sta del tutto meglio, quindi lui si è ripreso completamente. Io invece sinceramente ho ancora un po' di sintomi, comunque ho questo sentore di influenza, però per il resto la pancia è a posto. Stamattina ho fatto la mia super colazione col centrifugato, i biscotti quelli lì con le uvette che piacciono un casino anche a voi, e appunto finalmente con il mio centrifugato, che purtroppo quando vado in ufficio o mi sveglio tipo alle 6:15 o altrimenti non ho il tempo di farlo, perché comunque ora che lo preparo ci si impiega un po' perché bisogna sbucciare la frutta, sistemare tutto, e poi una volta che l'ho fatto c'è proprio da pulire tutta la centrifuga. È comoda perché si smontano tutti i pezzi, però è comunque molto molto lunga da pulire, quindi non ci starei coi tempi, perciò lo bevo solo nei giorni in cui siamo a casa. Infatti stamattina ce la siamo presi molto con comodo, e quindi nuova giornata e nuove speranze per l'arrivo della macchina. Tra l'altro, Baso, vieni a raccontargli cosa hai sognato? Sognato di nuovo la presenza. Baso ha sognato una cosa bellissima che può essere considerata un sogno premonitore, o perlomeno io voglio considerarlo un sogno premonitore. Il sogno premonitore, sì, dici? Sì, sì, secondo me sì. Allora, vi racconto tutto adesso. Praticamente stavo dormendo, mente, perché stavo sognando, quindi stavo dormendo, premessa utilissima. Ho visto una presenza da lontano. Non è vero, digli cosa hai sognato. E ho visto una macchina, ho visto, però non come era... Come ho visto? Ho sognato. Sì, nel sogno stavo... Che facevamo che cosa? Che ero su una macchina rossa. Però. Ah, non che ci chiamavano per andare... A me hai detto... No. Scusate, stamattina si è svegliato e mi ha detto ho sognato che ci chiamavano per ritirare la macchina. No, ma che mi chiamano? Non ora è così sta ritrattando tutto. I miei tutto. Sogni sono molto più semplici. Scusa. Non è che mi chiamano addirittura, non è che mi danno anche il codice fiscale mio, ma non è che sono sogni dettagliati. Stamattina. Che ho sognato una macchina, un Jeep rosso però. Ah, una Jeep? Una Jeep rossa. Però non mi ha detto così, vi giuro che sta ritrattando tutto, puoi tornare giù, vai via. Assolutamente no. Perché ha ritrattato tutto quello che mi aveva detto. Ho visto un fantasma! Ma smettila, quindi non era un sogno premonitore, tristissima. È una Jeep! Ho capito, ma sarà successo semplicemente che t'ho stressato tutto il giorno e alla fine hai sognato che comunque eri su una macchina diversa dalla tua. Va bene, se chiamano oggi è per il sogno di Baso, vedremo. Volevo azzardare e mettere direttamente la giacca in pelle per uscire, però già ho messo il maglioncino leggero. Stamattina ho anche guardato sotto e ho tirato su un po' di giacche, diciamo più primaverili, però le mie preferite sono proprio quelle lì in pelle, ma secondo me non è ancora il momento. Per quanto caldo possa fare, magari ci azzardiamo il pomeriggio, ma non adesso. E ho fatto una scelta decisamente saggia, secondo me, a non mettere la giacca di pelle, perché fa caldo anche stamattina, però non è ancora caldo quanto dovrebbe, quindi mi sa che ripiegherò appunto. Sì, a tempo si sta bene, però meglio metterla di pomeriggio per sicurezza, che già mi sentivo un po' influenzata. Lui invece proprio ormai va in giro con tutto aperto. Ci metto 12 ore a recuperare, 24 ore anzi. Sì, sì, lui sta già benissimo per fortuna, e comunque siamo vicini all'Arco d'Augusto perché dobbiamo fare una commissione in banca. E beh, poi abbiamo parcheggiato un po' più indietro per approfittare del fatto che fa caldo e almeno possiamo fare una passeggiatina. Vabbè, siamo quasi arrivati. Potevamo metterci addirittura nell'altro parcheggio. Potevamo metterla in Svizzera. Ma smettila. Sì, eravamo tranquilli. Ma dai. Parcheggio coperto. In banca abbiamo finito, c'è Baso che si è fermato davanti a un menù, ovviamente. Ovvio. Questo qui è il menù della Société, che è praticamente un ristorante che c'è sia a Pila che qui ad Aosta, proprio vicino all'Arco. Sì.
E ha delle cose abbastanza interessanti, effettivamente. Questo è il menù del lavoro. E il lonzino speziato. Baso. A me ispira lo sformato vegetariano con fonduta leggera. Se è leggera va bene. E poi mi ispira parecchio anche il menù quello della cena del sabato sera, che ha tantissima varietà. Però sabato sera, però. Lo so. Se qui no ci c'è... sarà più menù lavoro. Menù lavoro oggi, secondo me. E poi, c'è quest'altra, effettivamente. Cioè, c'è questa variante, eventualmente. Sì, menù passione. Esatto. La spuma di funghi con uovo croccante e gocce di tartufo. Wow, potremmo riprovare a farla una roba del genere. Sì, la spuma di champagne te la faccio. Beh, adesso vediamo, dai. Intanto andiamo fino al supermercato, così andiamo a prendere le cose per la ricettina di Benedetto. Benedetto is back. Certo che anche Benedetto, quando sceglie le ricette, guardate in che reparto siamo. Una cosa proprio light. Benedetto is now. E non stiamo neanche trovando le praline, che era una cosa che dovevamo assolutamente prendere. Beh, possiamo farle noi, sai cosa possiamo prendere? La granella di nocciola. La granella di nocciola. Eh sì, perché le praline alla fine sono granellini di nocciola, ma qui non sono, secondo me. Dobbiamo andare, a parte che ci serve anche il cioccolato, quindi... Le barrette, però. È laggiù, sì, le barrette. Però le praline le troviamo, secondo me. Perché c'è anche già il cioccolato con le nocciole, che è una sorta di pralinato, ma però no. Non starei a prendere quello. Beh, intanto prendiamo questo qui, gigante, o fondente o al latte, vedi tu. Deve aggregarsi. Anche questi bene. Qua della Novi sono buonissimi. Questi qua? No, questi qua sotto, il Novi Block. Prendiamo questo, dici? Sì, è grossissimo. Sì, è abbastanza grosso, però ci sta, fidati, questi si sciolgono bene. Tanto l'altra volta ti avevano sgridato perché non avevi fatto la glassa, almeno la facciamo noi stavolta. Semplicemente stavamo cercando nel reparto sbagliato, perché qui c'è dove ci sono i pinoli amici di Baso, pinoli. C'è anche la granella di nocciole. Vieni a fare un dettaglio sul pinolo maledetto. Dov'è? Qual è? Però dici perché... che questa ci basta o ne prendiamo due? Ha voglia, guarda che ce n'è. Sei sicuro che poi con la glassa e tutto va bene? Sì. Eccoli qui i pinoli di Baso, prima qualità. Beh, ma scusa, quanto costano quelli non prima qualità? Dove erano i pinoli? Non so dove li hai presi l'altra volta, non li vedo. Noci. Noci. Già sgusciate. Beh, già che ci siamo, prendiamo anche i miei pistacchi, che sono quelli laggiù, che sono quelli senza sale. Esatto. Benvenuti nel magico mondo di Benedetto. Abbiamo qua delle pentole non-stick risoli.com. Ma basta. Vengono prodotte nel... Perché fai così? Sto facendo tipo Alberto Angela. Guardate chi qua. Stai facendo? Angela. Angela? Chi come è? Si chiama? Ma chi? Quello lì che faceva tutte le esposizioni dei... Ah, non me lo ricordo mica io. Posti storici. No, in realtà siamo qui perché stiamo cercando... Stiamo cercando la tomba degli Azteca. Venite con me. No, stiamo cercando la griglia per glassare. Dov'è che la troviamo? Non c'è, mi sa. Ma sì che c'è. Ma guarda che io non l'ho vista, secondo me deve essere nel reparto dove ci sono le cose dolci. Qui ci sono tutte le cose per fare i dolci. Deve essere con... Beh, sì, hai ragione, però magari è più probabile che sia qui insieme alle teglie, guardala infatti. Benedetto è lì che imita gli altri. E dove sono gli appoggi per la griglia? Non lo so. Dove la metto appoggiata io? Però questa è una griglia. Sì, è una griglia. Però... mi sa che è l'unica che ho visto. Adesso proviamo a guardare. Due cose laterali per appoggiarle. E cosa sono le due cose laterali? Due basi? Due baso. Cosa fai? Io apro la griglia. Ok. Metterò il mio prodotto qua sopra in modo tale da mettere la glassa. E un piatto sotto in modo tale che quello e che e quello cade... va bene? Però, dici un piatto più concavo? Sì, metterò due basi qua per rialzarlo. Ok, ho capito. Dici che va bene? Sì, va bene. Griglia raffredda dolci addirittura. È quella. Comunque guardiamo che magari ne troviamo un'altra. E ce l'abbiamo fatta a trovare tutto e ho trovato anche le buste, quelle che era da un po' che non le trovavo. Queste qua gialle, imbottite, che devo usarle perché stasera estraggo il giveaway di Essence. E poi va bene, ho preso anche un po' di più del necessario perché voglio mandare anche qualche altro regalino, sapete, dei commenti estratti a random, estratti a random anche, sì, dai. Ci può stare forse, sì, dai.
per ora ancora nessuna chiamata, quindi alla fine ci dirigiamo a casa e abbiamo deciso di mangiare lì e non mangiare in giro come avevamo pensato inizialmente, solo perché così oggi pomeriggio magari riusciamo, visto che non c'è tanto vento, a goderci il giardino e a studiare lì fuori. Non vedo l'ora. Dai, al caldo uno studio, ragazzi, io te lo dico già, io mi metto a studiare, a fare i riassunti in giardino, e Baso allora si godrà il freschetto in casa. Esatto, piuttosto vado in cantina io a studiare. Ma addirittura non fa così caldo col sole in casa, io eh? Non ho mai studiato in vita mia, ma al sole, ma neanche d'estate quando ero in spiaggia, quando dovevo leggere i libri. A me piace tantissimo, costretto, non riuscivo, zero. Il sole mi dà proprio più energia, no, la cosa sei Superman, fare. Ma smettila, la forza del sole ti dà, ma smettila, Baso, a forza te ti dà, vai, sei fortissima. Preparazione del pranzetto in corso, che poi è più che altro un assemblaggio di ingredienti che ha scelto Baso. C'è ancora un po' di scarola avanzata da ieri, poi ha voluto prendere il prosciutto cotto, questo qui affumicato, ecco, esatto, è quello affumicato, salsa tonnata, e questo è il pane Roberto con il farro, questo qui è con semi di lino e di girasole, è tipo biologico, ovviamente ormai non può fare a meno del pane Roberto. Roberto, questo qua quando lo apri dice tutta molto bella. Praticamente Baso mi dice cosa devo fare e io eseguo. Brava. Perché lui vuole tanta salsa tonnata. Bravissima. Vero? Vai, vai, metti. Sai che ho il dubbio che nella salsa tonnata ci sia la cipolla e che tu non te ne renda conto. Ma perché ti piace. Non c'è cipolla. Dovrei andare a vedere, così va bene o ne vuoi ancora? Vai, vai, abbonda pure perché il cotto assorbe un Ma sacco. Te lo metto anche sull'altra parte. Ah, beh, se metti anche sull'altra parte va bene. Direi di non esagerare. Allora, insalatina. Non troppa, che non eccessivamente. No, vabbè, ma è giusto per dare la croccantezza. La scarola ha questo vantaggio. A posto così. Che è croccante. Tanto te la metto anche sopra, eh. Dove sopra? Fetta di prosciutto. Ecco, questa abbonda pure, eh. Ah, guarda caso. Brava. Ancora un pochino? Sì, 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 vai, vai. Così? Sì. Non è un po' enorme il tuo sandwich? Ancora questo. Baso. Brava. E voilà. Schiaccia tutto. Primo sandwich pronto, adesso preparo il mio e poi si mangia. Sì. E il tocco di crack a Carla si riconosce anche nella presentazione dei sandwich. Gli ho solo legato un po' di spago intorno e questo è carta forno semplicissima. Sono molto più carini, secondo me, presentati così, e anche molto più invitanti. Li avevo visti fare in diverse foto su Instagram e non vedevo l'ora di provare anch'io. Devo trovare solo lo spago un po' più spesso, perché così si perde un po', ma nel complesso, per essere la prima volta, sono soddisfatta. Si può mangiare adesso. Buon appetito. Questo è solo per testimoniare come studia Baso dopo pranzo. Tutte le volte dice adesso mangiamo e mi metto subito a studiare, ed è qui che dorme con Nio, dopo gli darà la colpa, dirà che è stato lui. Qualcuno è venuto per caso a riprendermi prima? Sì, di nascosto. Mentre dormivi. Nio? Mi sono sdraiata anch'io perché mi veniva un po' di raffreddore, adesso mi sento meglio. Ma infatti, scusate un attimo, io sto riposando qui col mio bel pelo di cuscino. Nel mio bel pelo di cuscino. Nel mio bel pelo di cuscino insieme a Nio, ci stavamo facendo un po' i cavoli nostri e ci vengono a riprendere. Di qualcosa, Nio? No, Nio era tranquillo. Amore, hai qualcosa da dire? Non sono proprio d'accordo con queste riprese. Guarda, c'è un buchino, poverino. Dove? Nell'orecchio qui. Si è fatto piercing? No, gliel'avrà fatto Moiki probabilmente. Mi piacciono queste carezze, mi piacciono un sacco, mi piacciono. Succelo. Non sono d'accordo con le riprese effettuate però. Ma dovevate essere a studiare, invece eravate qui sdraiati. L'unica che studiava ero io, infatti poi ho detto vabbè, mi sdraio anch'io. Lascia perdere, Nia, hai pienamente ragione. Non ci si può fidare. Non si può neanche dormire tranquilli in questa casa. No, non avrete tregua finché non avrete fatto quello che dovete. Primo piano di Nio, guardami. Tututum. Ragazzi, adesso dobbiamo attivarci perché devo fare un sacco di cose. Devo studiare e devo fare un po' di attività fisica. Ah, quello sì. Ieri hai saltato, tra l'altro. Sì, ho saltato la corda, non ve l'ho detto. Ma no, hai saltato l'attività Baso! Ma allora? Ho saltato la corda. Vedi che anche Nio si è alzato, si è preso coraggio e si è alzato. Sì, Nio forza e coraggio lo chiamavano, dai. Comunque, non so se iniziare dalla corsa oppure dallo studio. Faccio prima, mi sa, la corsa. Okay. E poi studio. Sono uscito anche di non ripresa. Non è meglio? Che cosa? Fare prima lo studio e poi la corsa, che così ti scarichi? No, perché dopo sono rilassato. Ma non vorrei che facessi più attività di quella che devi e poi non studiassi, capito? Ma scusa un attimo, ma adesso io faccio l'attività
per svegliarmi. Quindi attivo tutta la mia potenza. E poi hai ancora tempo di studiare? Oh, il tempo che ho studiato anche stamattina. Non è che, va bene. Non è che siamo a Palazzo Madama. Almeno 4 ore al giorno me le devi fare. 4 ore al giorno? Sì. Nel migliore cinema. Baso. Un ragazzo normale, un ragazzo adulto. Alla ricerca del suo studio professionale. 4 ore al giorno di studio. Nel cinema, no. A gamba. 3, 2, 1... partiti! Pensavamo di passare il pomeriggio in giro, poi tra una cosa e l'altra Baso si è messo a dormire, io anche un pochino, poi si è allenato e io invece mentre si allenava, adesso ha finito, ha detto che si faceva la doccia e si metteva a studiare. Quando torneremo lo scopriremo, però io mentre lui si allenava ho iniziato a stampare e a scaricare un po' di dispense che gli mancavano, solo che a un certo punto la stampante mi ha totalmente abbandonata, non perché si sia rotta, questo è già tantissimo visto che si tratta di Chiara abbinata a cose tecnologiche, però sono finite le cartucce, non mi ha avvisata, cioè forse ho stampato effettivamente un po' di cose, però non mi ha avvisata nel mentre, a un certo punto ha iniziato a stamparmele male e ho capito che era finita, solo che mi mancano una cinquantina di pagine e volevo finire di stamparle entro sera, quindi ho detto ok, vado verso Aosta così compro le cartucce. Infatti sto valutando se andare fino all'Euronics, ma vedo un sacco di casino laggiù, quindi mi sa che adesso faccio la rotonda e torno all'Unieuro. Tanto mi sono fotografata la stampante, quindi ho il modello. E in teoria le cartucce di bianco e nero non dovrebbero essere difficili da reperire. Non lo so perché è la prima volta da quando ho questa stampante che finisco l'inchiostro. È già durato fin troppo, per carità. È andata benissimo così. Adesso vediamo di trovarle, così finisco di stampare anche quelle slide. Almeno domani mattina quando ci svegliamo c'è già tutto il materiale e io posso partire a riassumere quello mentre lui va avanti con quello che stava già riassumendo. Sì, lo so, io su queste cose sono abbastanza assurda, infatti Baso si sconvolge perché dice ti fai troppi programmi mentali solo per studiare, però io lo sapete che sono molto metodica e quindi anche nello studio ho bisogno di avere proprio scanditi i tempi, quindi di sapere cosa farò in un determinato momento. Io sono la classica persona che tipo se ci sono, non lo so, 100 pagine da studiare e ho una settimana, io mi divido proprio le pagine, cioè dico tipo domani devo fare dalla 1 alla 40, cose del genere, io proprio mi fisso tutti gli obiettivi e finché non li ho raggiunti non mi alzo dalla scrivania. Lui ha un metodo un po' diverso, però si sta anche un po' amalgamando al mio, devo dire. E voilà, cartucce trovate. Tra l'altro il costo rispetto alla stampante è altissimo, perché tipo la cartuccia nera e la cartuccia colorata insieme costano quasi 40 euro, la stampante l'avevo pagata forse 60. Sono rimasta abbastanza sconvolta. Mi sa che se dobbiamo stampare ancora così tante cose le compro direttamente online adesso, perché mi servivano subito, ma voglio andare a vedere se su Amazon costano così. Comunque già che c'ero e l'ho trovato finalmente, ho preso anche l'Airport Extreme, questo qui della Apple, che alla mia amica ha detto che è un po' un casino installarlo perché bisogna configurare tutto e comunque collegarci poi tutti i computer, però ha detto che una volta che ce l'hai non puoi più farne a meno. Infatti lei sono mesi che me lo decanta, ma io non l'avevo più trovato qui e ogni volta che eravamo a Milano mi dimenticavo di prenderlo. Oggi l'ho visto e l'ho interpretato come un segno del destino, quindi l'ho preso. All'alba delle 6:15 ci sono veramente brutte notizie. Stavo praticamente chiudendo il garage e ho sentito che vibrava il telefono, ho visto che era il signore della concessionaria, quindi tutta gasato ho risposto, ho detto oddio, il sogno premonitore di Baso ha funzionato veramente. Infatti praticamente rispondo, grossa delusione, mi dice guarda, ci sono stati dei problemi e quindi la macchina come minimo arriverà settimana prossima. Quindi altro che sogno premonitore di Baso. Io infatti l'avevo vista rossa la macchina. Appunto, non dovevi raccontarmelo questo sogno, perché io mi sono illusa veramente per tutto il giorno. E non so, sono sfortunata io su queste cose, ma lo sapete, no? Voi non c'eravate ancora quando dovevo prendere l'altra macchina, ma se no avreste già iniziato come me a fare gli scongiuri, che in questo caso sarebbe andato tutto bene. E infatti così non è stato. Non è tanto per il fatto che devo aspettare,
perché comunque immagino, cioè quando si prende una macchina ci sono dei tempi, me lo ricordo, delle tempistiche. Il fatto è che noi abbiamo scelto proprio un modello che è già fatto, cioè questo qui è già completo, non è una macchina nuova ma esce così di serie, ed era già uscita perché è il modello Winter, quindi quello che ha già l'interno in pelle, il navigatore è fatto così e non può essere diverso da così. E lui mi aveva detto, è già appunto nel magazzino, non nostro ma quello dell'altra concessionaria, e arriverà a brevissimo. E quindi la delusione è per il fatto che mi abbiano illusa che sarebbe successa una cosa e poi è stato tutto il contrario, perché appunto ci sono stati dei problemi. A volte è meglio magari dire no, guarda, non so quando arriverà, rimandare e tergiversare il più possibile, e piuttosto poi farla arrivare prima. Secondo me così è stato veramente brutto, quindi l'unica cosa positiva è che mi metto l'anima in pace e non vi dirò più della macchina finché non mi avranno telefonato per dirmi di andare a firmare. Facciamo così, andiamo a consolarci con il cibo. Stasera siamo a casa dei genitori di Baso e in teoria sua mamma, senza saperlo, quindi già aveva deciso prima che avessi questa bruttissima notizia, comunque mi prepara i carciofi con le patate, che sono in assoluto il mio piatto invernale preferito. Infatti sua mamma ogni volta mi dice, guarda, non abbiamo mai mangiato così tanti carciofi e patate come da quando... Fanno bene. Sì, fanno benissimo. Però riuscirei a fare indigestione. Una sera ne ho mangiati 16, rendiamoci conto. Sì, vanno via. Sì, io li adoro. Poi sono morbidissimi. Adesso voglio trovare i carciofi liguri per farli proprio in insalata con il limone e un filino d'olio. Però ancora non li ho trovati. Dobbiamo andare a vedere da Bisson. No, a me non piace. Vabbè, a te è crudo, è difficile che piaccia. No, no, la io verdura. Mangio anche il porcino crudo, lo mangio. E allora perché i carciofi? Anche quello lo mangerei, no? Però preferisco i carciofi, essenzialmente li preferisco belli cotti. Vabbè, proviamo. Lo mangio anche crudo, per carità, però. L'altra sera ero su Skype con mio fratello e si stava proprio preparando l'insalatona con i carciofi, anche lui appassionato, e a crudo proprio, come voglio farla io, però voglio aspettare di trovare quelli liguri. Eccoli qui. Carciofi con le patate. Vai, per prendi. Me è tipo doppia razione, anche tripla facciamo. Prendi tutto. Buon appetito. Tito. Baso è un uomo da sposare comunque, perché stasera c'è la partita di Champions e invece mi lascerà il televisore a me perché devo vedere la Porta Rossa con Lino Guanciale. È proprio un uomo da sposare. Baso. Porto Juventus. Io volevo fare i saluti intanto che siamo in macchina, che è un sacco di giorni che non li facciamo comunque. Ragazzi, dobbiamo andare allo stadio, devo organizzare. Ah, che bello, sì, andiamo. Un giorno ce ne vuoi andare a fare una trasferta? No, trasferta no, se vuoi andare a vedere il Milan andiamo. Ma che Milan? Io voglio vedere il Milan. Andiamo a vedere Milan-Juve, ritorno allora. Ok. Se c'è. Milan-Juve. Non so se c'è Juve-Milan, c'è stato o c'è stato Milan-Juve. Non sei informato. Beh, nel caso si va allo Juventus Stadium, non è che ci fa schifo andare allo Juventus Stadium. No, è bello, bello lo Juventus Stadium, mi piace. E organizzo io poi una trasferta, poi ne parliamo, una trasferta di Champions League nel caso in cui incrociamo le dita, passiamo. Di Champions League addirittura volevi andare? Sì, si fa una trasferta. Partiamo con i saluti. Vai. Winnie Love, mi saluti, mi chiamo Rebecca. Ciao Rebecca. Ciao Winnie Love, con tanto love. Poi c'è Alesia Asco, mi saluteresti, se no ci rinuncio. Ciao Alesia. Lo immaginavo. Poi Giorgia, ciao Giorgia. Ciao Giorgia, non posso storpiare il nome perché Giorgia. È Giorgia, infatti adesso leggerò solo i nomi in modo tale che non li storpi. Uffa. Qui ci chiedono di provare a fare il tortino al cioccolato con cuore morbido. Con cuore morbido, non lo so, io c'ho il cuore duro ultimamente. Ce l'hanno chiesto in tanti. Sono cattivo sto periodo. Ma smetti la base, non è assolutamente vero. Il porto Juventus, come faccio? Ma ancora? Ok, ne ho trovati altri due. Sofia 14, Rigoni 14, mi puoi salutare nel prossimo video, sono Sofia, vi amo. Ciao Sofia. Ciao Sofia. E poi c'è anche Ornella Cullai, credo che si legga così, che dice mi saluti in un video, ciao! Ciao. E per finire per oggi c'è Samuela Franzoni che chiede se la salutiamo in un video e dice di salutare anche Baso. Ciao, ciao Samuela. Samuela. 3, 2, 1 e buonanotte. Ah, ho sbattuto la testa. Eccolo qua. Mikey. Sei pronto per vedere la TV? Sì, chi c'è stasera? Lino Guanciale. No, Porto Juventus. Mai chi sta a me vicino in questo momento. Ci sarai anche tu con noi. Buonanotte. Buonanotte, ciao.